Skorupski, Bruno Perez, Fazio, Juan Jesus e Kolarov. Poi Pellegrini con Alon e Gerson. Iturbe, De Frel e Underra. Si parte, mettetevi comodi, inizia adesso Celta Vigo Roma, con il Celta che gioca dietro il primo pallone. Cabralla, Fontas, l'ex difensore del Barcellona, cerca subito il lancio lungo per Guidetti, troppo lungo. Gonallo, Gomaio, buon pallone, c'è Iago Aspas, il cross per Guidetti che salta, Fazio la prende, oggi è lui il capitano, primo calcio d'angolo della partita per il Celta. Bravo Fazio nella marcatura su Guidetti, molto bravo nel gioco aereo l'ex Manchester City. Se difficoltà nel tenere alta la linea difensiva per Di Francesco, questa è la sua idea di calcio, anche contro il Siviglia un paio di lanci lunghi hanno creato problemi. Ancora a trovare le misure Siviglia, Lex Gerson cerca il cambio gioco, difficile trovare i turbe, ma sbaglia Vass di gara. Fazio rischia e perde palla, Guidetti, servito a Iago Aspas, corre Guidetti a testa alta contro Fazio, va giù le vecchie maniere, brutto errore di Fazio, posizione regolare di Guidetti, poi del braccio sinistro di Fazio, male anche la spalla Guidetti, velocità Guidetti la protetta, poi appena sentito il contatto è andato giù. Batte Iago Aspas contro un ottimo pararigore come Skorupski, è una bella sfida, due specialisti. Iago Aspas vince il duello, Celta in vantaggio dopo 16 minuti, ancora lui, Iago Aspas, il miglior giocatore della passata stagione, sblocca il risultato. Ha incrociato. La guerra civile, poi l'esplosione in Europa League soprattutto con il Midtjylland due anni fa. 4, io ne insisto, torna sul destro, tira di nuovo, wow, 2-0 per il Celta, grandissima giocata di Pione Sisto. Ha un gran piede, veloce, tecnico, può solo migliorare vista anche l'età, 22 anni. Molto bene con il Midtjylland in quella Europa League, giocando anche contro il Napoli nel girone, poi contro il Manchester United. Questa è la giocata con un pizzico di fortuna, andato via anche con il tocco di Gerson, che infatti lui ha fatto il tunnel Gonalon, poi però troppo statici i due centrali, non avevano altri giocatori da marcare, nessuno è uscito a contrastare Sisto, e allora botta e 2-0. Al piede del Celta Vigo dalla difesa con il portiere, hanno partecipato tutti, poi Kolarov ha cercato l'anticipo, non lo ha trovato, spazio per il Celta, dietro Roma sta pallando clamorosamente, Bruno Perez dorme, questa purtroppo per la Roma non è la novità, il ragazzo non è ancora riuscito a migliorare difensivamente. Primo assist al Balaidos. Arrivare agli attaccati, poi passano anche così, Maxi sbaglia, sì, ha sbagliato anche Pellegrini nella Masia del Barcellona, Pione Sisto, Fontas, Johnny, Osabed, esterno, Sisto, qualità e ripartono, è sempre lì il buco, lo spazio per attaccare, passa, cross forte, Iago Aspas, ed è 4-0 per il Celta, tutti i gol praticamente uguali, il calcio di rigore.
palla veloce tra difensori e centrocampisti. La Roma prova a pressare, ma lo fa con i tempi sbagliati. La palla arriva sulla tre quarti, lì solitudine per i giocatori del Celta, che con estrema facilità fanno gol. Molto piantati anche Juan Jesus e Fassi in area di rigore, ed è 4-0 per il Celta. Ok che non è la vera Roma, ok che ci sono tanti giocatori.